Spazio di approfondimento qui su TRM H24. Torniamo ad ospitare l'ANDE. Si tratta dell'associazione aderente di Potenza delle donne elettrici, un'associazione che abbiamo già ospitato per parlarne nel contenuto della sua fondazione e soprattutto delle attività che vengono poste in essere sul territorio. Si apre con il mese di marzo 2017 la seconda parte delle attività, la prima ha visto coinvolte le scolaresche, adesso con un altro target. Andiamo ad approfondire tutto questo e lo facciamo con la referente di questa realtà. Si tratta della dottoressa Maria Anna Fanelli. Ben ritrovata. Grazie, grazie dell'accoglienza e dell'invito. Dunque l'ANDE, abbiamo ospitato già altre volte questa realtà, ci sono diverse iniziative che vengono poste in essere, ancora una volta marzo è un mese importante da questo punto di vista. Sì. Certo, anche in questo mese di marzo l'ANDE fa e farà la sua parte, innanzitutto affrontando il tema della violenza contro le donne, che è un tema purtroppo sempre più in recrudescenza. Se guardiamo e ascoltiamo quello che succede nel paese e quello che succede anche nella nostra regione, ma in tante realtà nazionali e internazionali, è per questo che il 3 al Teatro Stabile di Potenza abbiamo un corso di formazione da aggiornamento rivolto ai docenti, agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, perché la tematica è trasversale, ma quindi anche agli avvocati, agli ordini professionali, agli ordini degli assistenti sociali che collaborano con l'ANDE con questa iniziativa che è stata sostenuta pregevolmente dalla banca cooperativa di credito di Lavoinzana Innovasivi, al quale va il mio ringraziamento, la presidente Teresa Fiordelisi e persona così sensibile e garbata. Quindi abbiamo un primo incontro il 3 e a questo incontro parteciperà Barbara Spinelli, la nota criminologa esperta di femminicidio in tutta Italia, che presenterà una dispensa inserita nella nona appendice dell'enciclopedia Treccani, in cui lei ha scritto una dispensa di 8 pagine presentando tutti quanti i caratteri del femminicidio, partendo quindi dalle origini del termine, dai dati del femminicidio nel mondo, dal femminicidio nella legislazione nazionale, dal femminicidio come violazione dei diritti umani, dal femminicidio in Italia e in Europa. Poi in questa iniziativa io ospitiamo come ANDE una serie anche di esperte locali, gli avvocati, rappresentanti degli ordini degli avvocati, la Coviello, Luciana Ianniello, Sabino Murro, insomma Michele Masso Martino, avvocati e donne esperte, e la prima giornata si conclude con una simulazione di una causa per donne vittime di violenza. Quindi questo seminario, che al primo incontro è il 3, ma che poi continua in una giornata intera di lavoro il 20, per proseguire il 5 aprile ed ancora andare oltre, ha dei momenti pratici. Peraltro ospitiamo delle poetesse, Novella Capo Luongo ed altre che vanno delle letture di poesie, e voglio dire che sarà anche una iniziativa in cui simuleremo telefonate di accoglienza delle donne e percorsi di accoglienza. Partecipano naturalmente, abbiamo invitato i centri antiviolenza, e dove posso coinvolgere per il lavoro che svolgono quotidianamente, e tante altre realtà. Abbiamo anche l'adesione di, oltre che della banca di credito cooperativo di Lavoinzana, anche della Procura della Repubblica. Interviene Valentina Santoro, sostituto procuratore della Repubblica di Potenza, una giovane sostituta procuratrice, così come interverrà anche la sovrintendente scolastica regionale, la Datena, visto che questa iniziativa si diffonde e viene, diciamo, vuole avvivare a tutti gli alunni. Andiamo sul tema di questo incontro che è stato promosso il 3 marzo, educare e formare uomini e donne alla parità e dalle pari opportunità.
perché incidere su ambo i sessi verso questa tematica? Se ne parla sempre, ma non è mai abbastanza, possiamo dire. Noi abbiamo scelto questo ambito, quello della formazione ed educazione alla parità e alle pari opportunità, perché troviamo fondamentale ed importante incidere sulla formazione dei docenti affinché a loro volta incidano sulle giovani generazioni sin dalle scuole elementari, ancor prima dagli asili. È lì che noi dobbiamo formare al rispetto delle diversità, all'accettazione delle alterità di cui uomini e donne sono portatori e portatrici. Quindi è fondamentale incidere nella scuola attraverso la formazione dei docenti, che sono ampiamente invitati a questa iniziativa insieme agli avvocati, insieme agli ordini professionali, agli assistenti sociali, che sono un perno portante nei comuni nell'accoglienza delle donne disagiate. Donne vittime di violenza, ma anche uomini maltrattati, anche questo è un tema che, grazie anche se vogliamo ai casi di cronaca, emerge in tutta la sua complessità, possiamo dire così. Certo, l'ANDE ritiene che non dobbiamo solo interessarci delle donne, alle quali certo deve andare un aiuto prioritario innanzitutto attraverso i benemeriti centri antiviolenza anche della nostra regione, ma noi riteniamo che grande attenzione deve essere data agli uomini maltrattanti, che devono essere recuperati e sui quali bisogna incidere con altrettanti percorsi educativi e formativi di carattere psicologico, di carattere socioformativo, ed anche essere aiutati a volte nel reinserimento lavorativo, problema questo anche fondamentale per le donne che, se maltrattate e violentate, se avviate ed inserite nel mondo del lavoro, possono reggere di più a quella violenza a volte economica, che pure è una delle forme più eclatanti, anche se più sottili e più sottese, della violenza domestica. Naturalmente, dal punto di vista della rete dei soggetti che sono interessati da queste iniziative, si guarda oltre quelle che vanno in cantiere in primavera, è così? Certo, la rete dell'AND è forte. Se lei guarda il programma di questa iniziativa contro la violenza sulle donne, troverà tante relatrici, tante nostre amiche, tante esperte, tanti studiosi, tanti uomini anche professionisti che collaborano con noi. In prospettiva l'AND, partendo dalla sua esperienza passata, voglio ricordare che abbiamo sempre operato su Bucaletto, avendo lì acquistato nel dopo terremoto un prefabbricato che ora va in abbattimento. Noi adesso ci trasferiamo su Serpentone, dove ci viene messa a disposizione una sede. Siamo contenti di andare dal Bucaletto al Serpentone, perché riteniamo che le associazioni si devono mettere a disposizione nei quartieri della città più che operare vicino casa della Presidente, o più che operare vicino alle nostre case. È importante operare nei quartieri, e quindi nel mese di aprile inaugureremo sul Serpentone, sul Alvione Serpentone, la nostra nuova sede, e lì cominceremo a portare avanti le nostre attività, corsi di salute per le donne, attività di formazione per i bambini e le bambine, insomma un'attività come quella che abbiamo sempre svolto e che ci auguriamo venga gradita, e soprattutto ci auguriamo che trovi la collaborazione di quanti vorranno accedere alla nostra sede. Peraltro Urione, simbolo recuperato dal punto di vista della formazione e della cultura, questa volta certo, anche grazie al contributo dell'ANDE. Ecco, mese di marzo, l'abbiamo detto, per coinvolgere nuovamente anche gli studenti sul territorio nell'ambito di un progetto davvero interessante, uomini e donne uniti verso una comune causa, possiamo dire. E tra le attività di questo mese, l'ANDE a Matera, e non a Potenza perché a Potenza già abbiamo offerto questa mostra, presente allestisce la mostra Da un diritto all'esercizio del voto, la democrazia paritaria. Del resto l'ANDE cura la formazione delle donne che devono esprimere un voto, quindi vogliamo andare un attimo a vedere ad indagare sulle donne, chi sono state in Basilicata queste donne elette, oppure in Italia, quali per esempio sono le sindache della Basilicata. Le sindache sono 11, allora in questa mostra noi abbiamo tante tavole, tanti pannelli, saranno più di 30, dove, partendo dal voto del 1946, andiamo a vedere chi sono state nelle elezioni amministrative di quel tempo, le prime donne elette a Potenza e
a Matera, per poi passare ad indagare altri aspetti e giungere alle donne delle istituzioni dei nostri giorni, per esempio con un bel pannello dedicato alle nostre sindache. Questa mostra viene portata a Matera, sarà fruita dalle scuole, dalle associazioni e quindi dobbiamo solo stabilire la data e saremo a Palazzo dell'Annunziata. La mostra è sostenuta pregevolmente da Patrizia Minardi, dirigente del settore creatività della Regione Basilicata, che apprezzando questo lavoro ci ha dato la sua attenzione. Bene, noi siamo in conclusione, ringraziamo Marianna Fanelli, lo ricordiamo, referente dell'Ande, della sezione locale di Potenza, e seguiremo quelle che saranno le prossime iniziative dell'Ande sul territorio. È tutto per quanto riguarda questo spazio di approfondimento, linea che va alla regia.